Cominciamo col primo esercizio, il cerchio orizzontale. Questa è la posizione di partenza, punto zero, no? Adesso comincio io questo dialogo interattivo tra me e il mio partner. Quindi tiro, giù, uno, poi avanti. Questo è il pan che mantengo continuamente, uno, giù, questo è giù. Questo piccolo movimento è an, affondare, e poi si sviluppa avanzando il G. Pen, an, e pen sempre, lui avanza G e io mantengo il pen. Cadono le anche, cade la spalla, cade il gomito, giro, presso leggermente verso il basso, avanzo. Osservate, è importante, il primo errore tipico è, mentre il mio partner sta avanzando, è quello di cercare immediatamente di portare in fuori. No, mantengo sempre il mio pan e arretro assorbendo, nel contempo, mentre arretro, ruoto, uno, poi affondo e avanzo. Un altro errore tipico a questo punto è quello di girare e subito andare avanti. Uno, giro e vado avanti. Quindi qui perdo una delle quattro tecniche, perché questo è il U e se vado direttamente in G vado, però avanzo leggero perché non ho affondato e non ho piantato bene le mie radici. Quindi se lui andando indietro va indietro, a questo punto quando subisco il U è facile essere sradicati, no? Il U mi porta fuori e facilmente io vengo sradicato. Quindi è importantissimo invece affondare sempre uno. L'altra cosa importante è quando vado indietro, non è un semplice traslare il corpo avanti e indietro in questa maniera, ma il movimento nasce da questa torsione. Uno, affondo, controtorsione, due, affondare e fai seguire an, e poi con le radici profonde avanzo. Bene, adesso ci fermiamo al punto zero, qua.